Buongiorno da Giulia Mancinelli. In primo piano la cronaca. Controlli intensificati da parte degli agenti del commissariato di Senigallia per tutto il periodo natalizio. In questo contesto, gli agenti hanno rintracciato in città un pregiudicato su cui pendeva un mandato di arresto per reati contro il patrimonio e la persona. Alla stazione è stata identificata una quarantenne che aveva il foglio di via dal comune di Senigallia. Infine, gli agenti hanno segnalato alla prefettura un ventenne trovato in auto con dell'hashish. I carabinieri di Marzocca hanno arrestato un 21enne condannato con sentenza definitiva per vari reati commessi quando era minorenne a Senigallia, tutti in materia di stupefacenti. A seguito della condanna nei suoi confronti è stato emesso l'ordine di carcerazione dalla Procura per i minori di Ancona. Il 21enne dovrà scontare 4 anni e 2 mesi di carcere. I carabinieri di Montemarciano hanno invece tratto in arresto un uomo di 45 anni, residente nel comune ma di origini campane, colpito da un ordine di carcerazione per una rapina commessa a Misano Adriatico. L'uomo aveva minacciato con un taglierino gli impiegati di una banca per farsi consegnare il denaro in cassa ed era poi scappato. Il Covid cala la curva dei contagi, sono infatti 4.655 nuovi positivi registrati nell'ultima settimana nelle Marche, quella precedente erano 6.701. Calano anche i ricoveri ordinari, sono 189 meno 22, ma purtroppo aumentano i decessi, sono stati 32 contro i 16 della settimana precedente. Sono 4.273 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia. Oggi, vigilia di Natale, tempo di rallentare i ritmi frenetici della corsa allo shopping e a regali e dedicarsi agli affetti più cari. Stasera Vivere Senigallia trasmetterà in diretta streaming dalla Chiesa della Maddalena la solenne messa di mezzanotte presieduta dal Vescovo Monsignor Franco Manenti. Per seguire la diretta basta collegarsi alla nostra homepage qualche minuto prima di mezzanotte. La sottoscritta, a nome di tutta la redazione di Vivere Senigallia, augura a tutti voi buon Natale.